Ciao amici da Frank Bianconero, anche dell'IC positivo al Covid-19 purtroppo non poteva essere secondo me altrimenti dopo le due positività avute a distanza di un giorno tra Alexandre e Juan Cuadrado, sperando che alla fine sia ultimo, sia per questione di salute che è sempre la cosa primaria e sia per questioni oggettive di calcio di squadra, perché viene a mancare veramente una colonna di questa Juve in un periodo di partite importanti dove la Juve doveva cercare di rilanciarsi, perché alla fine salterà, se verrà poi confermato ovviamente la positività, perché più di un tampone, salterà Sassuolo sicuramente, l'Inter, e chissà poi quanto dura la positività, perché questo maledetto virus non sai mai come viene preso, sia dal punto di vista di sintomi che sia di lunghezza di essere positivi. Può durare 5 giorni la positività come 40, 45, anche 60 giorni. Perciò è una condizione che non sai mai a cosa vai a fare. Premesso che speriamo finisca subito sta pandemia per la vita di tutti e anche quella dei calciatori, però mi permetto di dire: come mai i calciatori sono rimasti tutti positivi dopo il rientro estivo e ora dopo le feste natalizie? Perché questo significa non essere stati professionisti, perché giocatori super pagati, come siamo noi persone comuni e mortali, devono fare casa lavoro, ma siccome sicuramente sono andati in giro o si sono visti con parenti, amici durante le feste, sono stati poco professionali. Loro, chi è stato in contatto con loro a livello dei loro posti di lavoro, perché io non ci credo, abbiamo passato mesi, settimane senza nessun più positivo. Parlo nel calcio in Serie A in generale, perciò vuol dire che si è stati attenti. Perché non si è stati attenti durante le 4-5 giorni di vacanza che hanno avuto tutti? Perché non è successo solo la Juve, Milan, Spezia, un po' in giro di nuovo per le squadre. Questo significa che secondo me c'è stato poco professionismo e allora le società devono intervenire con questa gente. Perché non devono pagarli? Perché come siamo costretti noi, o come anche le ditte private di noi comuni mortali ci dicono di rispettare determinate regole, devono fare anche loro e lasciarli a casa, casa lavoro, non andando in giro in montagna, feste, pranzi, cene. E poi succede questo. Perché se noi mettiamo, si perdono due partite per la fesseria di Chiellini perché non sta bene? Chi ci rimette? A prescindere che questo virus è malefico, ma se io mi comporto sempre casa e lavoro, io e tutti, problemi non ce ne sono. Se seguo le tre regole per stare lontano dal virus, problemi non ce ne sono. Perché io sono contro questa cosa qua. Super pagati, tu fai lavoro, casa, lavoro, casa, o sei milionario o sei quello che sei, perché a me sta cosa mi dà fastidio. Questo è un altro giocatore che piglia 12 milioni l'anno, 12 con i bonus arriva a 12 milioni l'anno, e secondo me ci vuole più professionalità da tutti i punti di vista, grande professionista, ma col Covid bisogna esserlo ancora di più. Non si sa chi è stato, ma qualcuno che non ha rispettato le regole c'è stato, assolutamente. Questo è poco, poco, poco ma sicuro. E io sono arrabbiato. Non mi interessa il calcio. Sto parlando che si è leggeri su questa faccenda anche, come se nulla fosse. E poi ci rimetti anche dal punto di vista, diciamo, sportivo, ci puoi rimettere. Questo è quello che penso. A me dispiace perché prima viene la salute e deve essere quella salvaguardata. Ma salvaguardare la salute da questo maledetto virus, dobbiamo essere anche noi a comportarci da persone civili, di buon senso e di senso civico, e seguire le tre regole che ci hanno dato. Le tre. I giocatori non devono essere super partes. E invito la Juve a fare sempre più possibile il ritiro, visto che c'è all'interno dell'area sportiva anche l'albergo. Perché per i milioni che prendono, un po' di sacrifici potrebbero farlo anche loro. Parlo soprattutto dei big giocatori, dei big stipendi, delle big squadre. Perché se la Juve esce fuori dalla lotta scudetto in queste 2-3 partite, perché in difesa subiamo tanto e De Ligt non c'è, De Ligt continuerà ancora a prendere lo stipendio. Però magari è stato leggero, come Cuadrado o Alexandro, di prendersi sto virus.
Non mi interessa il calcio, mi interessa che devono rispettare le regole. E poi rovini anche la squadra. Questo è quello che penso. Ciao a tutti da Frank Bianconero.